Dai casi più efferati come l'omicidio di Katia Dello Marino e la scomparsa di Guerina Piscaglia, quelli che fortunatamente non si concludono in un bagno di sangue ma che lasciano comunque ferite profonde, a volte non rimarginabili nell'anima. Storie di umiliazioni, maltrattamenti, abusi, storie di violenza maschile sulle donne con cui anche la cronaca retina ha dovuto fare i conti. Un fenomeno che possiamo solo tentare di interpretare attraverso i dati che fornisce il codice rosa, un codice di accesso al pronto soccorso che viene assegnato ai casi riconducibili ad una violenza anche se l'abuso non viene dichiarato. L'ASL di Arezzo dal 2012 ha aderito al progetto Codice Rosa. Nel 2015 sono stati in tutto 147 gli accessi. Nei primi tre trimestri del 2016 si contano invece già 125 casi, numeri che tendono ad un numero preoccupante di cui non si può tener conto nella giornata contro la violenza sulle donne celebrata il 25 novembre 2016 per ricordare le migliaia di vittime, ma anche per riflettere soprattutto se sensibilizzare ed informare. Dietro a questi numeri si celano drammatiche storie di violenza fisica, psicologica, sessuale che a volte sfociano nella tragedia più completa, il femminicidio. Come nel caso di Katia Dello Marino, la 41enne ritrovata senza vite con la testa fracassata lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Afra a Sansepolcro. Peter Polverini, un 24enne di San Giustino Umbria, detenuto nel carcere aretino di San Benedetto per l'accusa, è stato lui ad uccidere la donna. O come il caso della mamma di Caraffello, Guerina Piscaglia, scomparsa misteriosamente nel nulla il 1 maggio 2014 mentre passeggiava lungo la Mare Chiese. Per l'omicidio della donna è stato condannato in primo grado padre Gratiene Alabì, ex viceparroco di Caraffello. Storie di donne spezzate, interrotte tragicamente dalla violenza maschile. Altrettanto drammatica la testimonianza di un'altra retina, Maria, che ha aperto la cerimonia conclusiva della quarta edizione del premio internazionale Semplicemente Donna. Non riesco a dormire la notte. Mi sveglio spesso perché ho sempre paura che mi entri in casa, cosa che lui lo dice perché lo dice. Ah, mi hai rifatto la denuncia, io ti ammazzo, prima o poi ti ammazzerò, vedrai, io ti entro in casa da quando tu meno te l'aspetti, ti taglio la gola, ti faccio a pezzi. Chiederei di cercare di tutelare più le donne che purtroppo non si possono difendere, e di tutelare anche i miei figli e altre donne come me.